Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì a chi ci segue in diretta, buon lunedì in differita, con l'invito a passare in edicola a prendere la verità, che oggi è particolarmente cose da leggere. I temi di questa rassegna, beh, indubbiamente a dominare è la questione del Green Pass, anche perché tra oggi e domani dovrebbero tenersi un'ulteriore riunione del Comitato Tecnico Scientifico, certamente una riunione della cabina di regia, l'ormai noto organo ibrido, costituzionalmente diciamo inesistente, e che però è diventato il luogo di scioglimento dei nodi politici anche in questa maggioranza, e poi o mercoledì o giovedì un Consiglio dei Ministri. Per decidere cosa? Soluzioni più restrittive e ragionevoli, nel senso, cioè restrittive nel senso dell'ambito di applicazione ristretto del Green Pass. Questa è la tesi che Giancarlo Giorgetti ha sostenuto intervistato da Nicola Porro nella kermesse a Bari organizzata dal giornalista Porro a proposito del suo sito. E invece volete una versione opposta, è quella diciamo del consulente Pasdaran. E allora fa per voi il gran ritorno del mitico Ricciardi che chiede, intervistato sul Mattino, il Green Pass anche per salire in bus e in metropolitana. Volete una versione Pasdaran anche mediatica? E spiace sottolinearlo, oggi fa veramente impressione un titolo di Repubblica che è venuto male, è inutile diciamo far finta che così non sia, ed è un titolo che fa così: caccia ai non vaccinati, sono oltre 17 milioni, quindi voi immaginate Molinari, Ezio Mauro, eccetera, col fucile e i non vaccinati nella parte del Fagiano o della Volpe, così la mettono i giornalisti. Volete una versione totalmente diversa? È quella di un'intervista che vi raccomandiamo particolarmente del professor Curini sulla Verità, politologo liberale, che dice: ma scusate, c'è una quota di Novax, diciamo, che non cambieranno idea, bene, ma c'è una quota di scettici, di persone refrattarie che non sono dei Novax. Perché aggredirli? Perché colpevolizzarli? Perché mettergli addosso uno stigma di indegnità civile? Forse ha più senso provare a convincerli in modo razionale, a persuaderli, altrimenti si chiudono a riccio. Ah, mi pare che siano delle considerazioni di grande buonsenso. Altro tema della giornata: 5 Stelle, giustizia, PD. Si occupa della tregua Grillo-Conte Maurizio Belpietro, spiegando che in realtà tregua non è, ha stravinto Grillo, e parlano un paio di articoli dello statuto che il direttore della Verità passa, diciamo, al microscopio. Oggi Conte incontrerà Mario Draghi, e la novità di ieri è che però Enrico Letta fa sponda a Conte e, anziché, diciamo, fare scudo rispetto alla bozza di riforma Cartabia dicendo non si tocca, dice: apriamo a miglioramenti. Secondo molti osservatori, Letta lo fa pensando al seggio parlamentare di Siena per il quale si candida, per cui non sembra avere scontata il sostegno dei renziani, punta allora al sostegno più o meno palese, più o meno occulto dei 5 Stelle. Direte voi, Letta allora è per la linea della flessibilità sui provvedimenti che arrivano in Parlamento? No. Per quello della giustizia sì, ma per la legge Zan no. E ancora ieri sera, alla festa dell'Unità, ha ribadito una linea, diciamo, o così o morte. Tornando però alla giustizia, vedete che leggere la verità vi consente di arrivare sulle cose con una settimana di anticipo, quella ipotesi che la verità vi aveva fatto in epoca non sospetta, guardate che poi il governo alla fine potrebbe mettere la fiducia, sciogliendo così il nodo, costringendo i grillini a scegliere e evitando che si apra il caos parlamentare, oggi è riprodotta da Corriere e Repubblica. Non mancano tensioni a destra, Salvini è sentito da Repubblica, in positivo per lui può rivendicare il fatto che alla terza settimana i referendum sulla giustizia sono giunti a 300.000 firme raccolte, quindi si viaggia su una media assai brillante di 100.000 firme a settimana.
In negativo ci sono le tensioni con la Meloni, a partire dalla questione Rai. Noi, diciamo, sogneremmo un centrodestra che magari litigasse per privatizzare la Rai e sottrarla al controllo pubblico. Invece c'è, diciamo, una lite in corso su chi piazzare, molto vocali quelli, come si dice, con inutile anglicismo, molto vocali quelli di Fratelli d'Italia. E oggi c'è Guido Crosetto che dice su Libero: caro Salvini, non farti consigliare male, non dividiamo il centrodestra. A onor del vero, con spirito equanime, Crosetto rivolge anche un invito a quelli di Fratelli d'Italia, al suo partito, a non commettere falli di reazione. E vedremo poi una serie di segnalazioni finali da Londra a Madrid. Allora, dopo questo ampio sommario, le aperture, la verità. Retromarcia sul Green Pass, Giorgetti, così è pericoloso. Il ministro leghista, vicinissimo al Premier, frena. La card vaccinale va bene per le discoteche e gli stadi, ma è una forzatura vincolarla ai diritti di cittadinanza. Si inizia a ragionare su rischi e danni economici. Così le cose dette da Giorgetti alla convention di Porro, e evidentemente ha colpito la conversazione di Porro, che era affiancato da Sallusti, con Giorgetti, perché anche Libero fa l'apertura su un altro pezzo, diciamo, delle dichiarazioni di Giorgetti: frenare il piano verde o l'Italia salta in aria. Il Corriere della Sera, gli scienziati, quindi diciamo come se Mosè, diciamo, fattosi virologo, scendesse con le tavole della legge. Gli scienziati, così si ferma la variante D. E che cosa ci raccontano Guerzoni e Sarzanini? Il dossier che il CTS ha dato al governo, nel quale, come vedremo, non è che ci siano cose sensazionali. Il Fatto Quotidiano ci prepara all'incontro Draghi-Conte, ma diciamo pugilisticamente è tutto scritto nell'angolo di Conte. Conte va da Draghi, soluzioni per salvare 150.000 processi. Quindi ci dice Travaglio, non è che Conte va lì a portare problemi, no, va lì a portare soluzioni. Andiamo a vedere come la mette il tempo. Il Green Pass così è una tassa, e vedremo il commento di Bechis, fortemente contrario all'imposizione. Per La Stampa c'è una doppia apertura: virus ancora stato di emergenza, ma il titolo sotto la testata è Giustizia, scontro finale sulla nuova legge. E infine Repubblica, che vi abbiamo già letto: caccia ai non vaccinati sono oltre 17 milioni. Questo titolo, diciamo così, venatorio, eh? Il titolo venatorio di Repubblica, con, lo ripetiamo, i fagiani o le volpi non vaccinate, e la redazione di Repubblica armata di fucili per raggiungerli. Scherziamo, mica tanto, però leggendo, diciamo, leggendo quella prima. Va bene, partiamo dalla verità e facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro per introdurre un tema che poi riprenderemo tra 7-8 minuti, la questione Conte Grillo. Lo statuto parla chiaro, Conte non conta, è il titolo dell'editoriale di Belpietro. Avete presente tutte le frasi che nelle scorse settimane ha pronunciato Giuseppe Conte a proposito del suo ruolo alla guida dei 5 Stelle? Virgolette, non sarò il prestanome di nessuno, non può esserci una leadership dimezzata, una diarchia non sarebbe funzionale, ho sempre detto che non mi sarei prestata a una semplice operazione di facciata, pretendo le scuse pubbliche da Beppe Grillo. Ecco, dice Belpietro, l'ex presidente del Consiglio scherzava. Sì, dopo la presentazione del famoso statuto che per giorni ha fatto litigare il fondatore del movimento con l'aspirante capo politico dello stesso, si capisce che il vero comico non è l'elevato, ma il suo sostituto, il quale davanti alle telecamere dice una cosa a ciuffolito, ma quando è di fronte a una spigola al forno, il ciuffo gli si ammoscia e ne sottoscrive un'altra. Basta leggere l'articolo 12 della carta che fissa i poteri dentro il movimento per rendersi conto di come siano andate le cose. E perché alla fine l'altro giorno, dopo il pranzo nei paraggi di Villa Corallina, Grillo fosse felice come una Pasqua e addirittura abbia detto che con il nuovo corso si andrà avanti fino al 2050. Non era l'effetto del vinello fresco che ha accompagnato il pranzo, come molti avevano immaginato, e nemmeno una delle sue innumerevoli giravolte, tipo quella che gli ha consentito di sostenere Draghi dopo averlo paragonato a Dracula. No,
L'allegria probabilmente derivava dal fatto che insieme alle cozze alla marinara e al branzino con verdure, Conte si era ingurgitato anche le righe di pagina 23 che fissano il ruolo del garante. Comma A.1. Il garante è il custode dei valori fondamentali dell'azione politica del movimento e in tale spirito esercita con imparzialità, indipendenza e autorevolezza le prerogative riconosciute dallo statuto, chiuse virgolette, riprende Belpietro. Occhio all'indipendenza citata dal paragrafo, perché significa che il fondatore fa quello che vuole, senza subire il condizionamento di nessuno, tantomeno dell'ex avvocato del popolo. Avete dubbi sull'interpretazione autentica dei poteri del garante? E allora leggete il comma A.2. Il garante ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente statuto. E riprende Belpietro, qui non c'è neppure bisogno di decrittare la norma perché è chiara e spazza via tutto il legalese del giurista di cultura rapula. Se c'è qualche dubbio di interpretazione sui valori fondamentali dell'azione politica del movimento, vale il parere di Grillo, la sua, la cui decisione è insindacabile. E diciamo con queste due citazioni Belpietro fa, diciamo, totale chiarezza rispetto alle nebbie che Conte aveva provato a spargere. Altro che, diciamo, non accetterò la diarchia. Qui accetta non solo la diarchia, ma una diarchia in cui lui è, evidentemente subordinato. Altre segnalazioni dalla verità. Allora, Mario Giordano si rivolge nella sua cartolina del lunedì, ed è una cartolina molto argomentata e molto dura, al ministro dell'istruzione Bianchi, paragonato niente meno che alla chi l'aveva preceduto a Viale Trastevere, cioè alla Azzolina. Le interviste di Francesco sente Sara Simeoni, olimpionica di Mosca 80, che diceva: io se fossi oggi in gara non mi inginocchierei. Federico Novella sente il ministro Erika Stefani che dice: ma non è bello che si usino i disabili per diciamo, infilarli all'improvviso nel disegno di legge Zan. Giulia Cazzaniga sente Giulio Maria Brera che dice: guardate che il Covid ha un effetto sulla globalizzazione simile a quello che produsse Chernobyl sul mercato di allora. Alessandro Rico sente l'ex grillino Giovanni Favia, uno dei primi estromessi fuoriusciti, che dice: guardate, qui alla fine tra i due litiganti poi sarà Di Maio, più furbo di tutti, a ritagliarsi un ruolo. E poi chi vi parla sente il citato professor Curini. L'intervista di Curini è davvero notevole, non solo perché dice: guardate che si rischia di creare una società non più marxisticamente divisa in classi, ma divisa in bioclassi, vaccinati serie A, non vaccinati serie B. Evoca poi il fatto che ci si può assuefare molto presto alla perdita della libertà e quindi molti cittadini si siano abituati a restrizioni che ora tendono a vivere come naturali. E poi quel concetto che vi ribadivo nel sommario, ma perché aggredire chi è scettico? Forse è meglio provare a persuaderlo. E allora, con l'aiuto del professor Curini, arriviamo a questa storia del Green Pass. Vi abbiamo già citato l'apertura della Verità, il pezzo di Mauro Bazzucchi, le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti alla convention di Porro. Qual è la frase chiave? Il Green Pass, ha affermato Giorgetti, è utile da usare in alcune situazioni, come per lo svago. Diventa invece pericoloso se lo associamo ai diritti delle persone, un principio su cui in una situazione normale nessuno faticherebbe a convenire, ma che nell'Italia dell'era Covid paradossalmente ha bisogno di essere sostenuto con forza per avere la chance di prevalere nella partita che in questi giorni si sta giocando. E Bazzucchi ci aiuta a preparare l'apertura della settimana, gli appuntamenti, e rievoca anche le polemiche della giornata di ieri, perché in una intervista il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lollobrigida, ha, per la verità, detto una cosa scandalosa, cioè dice: per gli under 40 non c'è tutta questa urgenza di vaccinarsi. Ricorderete che tante volte, a onor del vero, Lollobrigida ha un po' alzato la soglia, ma ricorderete gli studi della Fondazione IUM di Luca Ricolfi, gli studi di Mario Menichella, con dati americani e anglosassoni in generale, che dimostrano come diciamo, il punto di break-even sia tra i 25 e i 30 anni. Sopra
È certamente vantaggioso vaccinarsi, nel senso che i rischi del Covid e delle sue conseguenze più gravi sono certamente maggiori dei rischi statistici limitati legati al vaccino. Al di sotto le cose si invertono, cioè i rischi, sia pur statisticamente limitati, della vaccinazione sono preponderanti rispetto a quello che sarebbe un mero raffreddore per, diciamo, adolescenti e giovani. Andiamo a vedere come la mettono la Guerzoni e la Sarzanini. Abbiamo visto il titolo di prima del Corriere, così si ferma la variante D, e chi sarebbe che parla? Zarathustra? No, è il documento del Comitato Tecnico Scientifico, però diciamo non è che si facciano grandi passi avanti, perché il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda al governo: mettete il Green Pass e insistete sugli over 60. E la seconda cosa è certamente ragionevole. Siamo ancora all'oroscopo, però, sull'estensione dell'ambito di applicazione del Green Pass. La cabina di regia del governo, che si riunirà entro mercoledì, scrivono Guerzoni e Sarzanini, servirà a stilare la lista dei luoghi dove il Green Pass diventerà obbligatorio. Sembra ormai scontato, scrivono, che oltre a stadi, palestre, eventi, concerti, luoghi dello spettacolo, treni, aerei, navi, l'elenco includerà anche le discoteche con capienza al 50%, discoteche che non sono state ancora riaperte, ma come? E i ristoranti al chiuso, quindi la Sarzanini qui già dà per acquisito i ristoranti. Il CTS ha ribadito l'indicazione del 2 luglio, la certificazione verde va rilasciata solo dopo il 14° giorno dal completamento del ciclo vaccinale, un test diagnostico o la guarigione infrasemestrale. E qui, sepolto fra le righe, c'è un'altra fregatura clamorosa. Ah, dice la Sarzanini, non è che te lo danno subito, te lo danno dopo 15 giorni dalla seconda dose. Quindi voi immaginate tutti i giovani che già sono in fondo al calendario vaccinale, più quelli che hanno comunque il richiamo a fine luglio, ad agosto, al 10 agosto, al 15 agosto, non gli, oltre a sottoporli a questa cosa, gli si dice: sai cosa c'è? A te il Green Pass te lo do 15 giorni dopo il tuo richiamo. Hai fatto il richiamo il 4 agosto? Stai chiuso fino al 19. E immaginate l'effetto sulle prenotazioni turistiche. Beh, insomma, ma sono tutte cose che evidentemente a questi non interessano più di tanto. Su Repubblica viene sentito Matteo Salvini: sotto i 40 vaccini meno urgenti, Green Pass allo stadio ma non per la pizza. Salvini, sentito da Piero Colaprico, sembra cercare in qualche misura una mediazione tra ciò che preferirebbe e ciò che chiedono gli altri, e quindi cerca di, diciamo, individuare una via di mezzo. Domanda di Colaprico: ma sul Green Pass che decisioni prenderà la Lega in Consiglio dei Ministri? Risposta: per andare a San Siro con 50.000 persone o a concerti da 40.000 persone, il Green Pass ha senso. Ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no, mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. Presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni. Su 8.000 posti in terapia intensiva, oggi ne sono occupati 156, in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco, niente pass, ma buon senso, educazione e regole. In Francia l'hanno reso obbligatorio sia perché la campagna vaccinale aveva difficoltà, sia per il crollo di popolarità di Macron. Così la mette Salvini, intervistato su Repubblica. Avete curiosità di capire come si muovono i consulenti a vario titolo del governo? Allora, un consulente già all'EMA, professor Rasi, è oggi consulente del generale Figliuolo, e speriamo che il generale Figliuolo, uomo saggio, non senta troppi di questi consigli. Ora bisogna vaccinare i bambini, obbligo per chi lavora col pubblico, così sulla stampa Rasi, intervistato da Rigatelli. Quindi, mentre in Israele ci dicono: guardate, attenzione, perché tra i 12 e i 15 anni ci possono essere delle miocarditi, eccetera, quindi si decelera, mentre in Gran Bretagna non c'è obbligatorietà tra i 12 e i 15 anni e i vaccini vengono offerti a chi ha 17-18 anni, questo dice: andate sparati, e addirittura obbligo per chi lavora col pubblico. Quindi, a cuor leggero, stiamo stabilendo che, poi magari, per carità, può essere, ogni tesi è ragionevole, ma stiamo decidendo a cuor leggero che chiunque nel pubblico impiego o nel lavoro privato lavori col pubblico, se non è vaccinato, deve essere messo a riposo. Tesi che mi pare, diciamo,
perlomeno costituzionalmente ardita, ma c'è naturalmente chi va addirittura in autostrada ancora più veloce ed è Ricciardi in corsia di sorpasso, intervistato sul Mattino. Il certificato va usato non solo per i ristoranti al chiuso, ma anche su bus e metro. È l'apertura del Mattino. Green Pass vero o si richiude? Questa cosa dell'uso dell'aggettivo vero scherza. E fa bene il brillantissimo non expedit su Twitter a dire che, e naturalmente non è un elogio da parte sua, che ci sono i veri liberali. I veri liberali naturalmente sono quelli già, diciamo, pronti a convergere su posizioni illiberali. E qui c'è anche il vero Green Pass. Va bene, andiamo a vedere altri due editoriali contrapposti. Uno è quello del direttore del Tempo, Franco Bechis, che parla anche di un aspetto concreto, i tamponi. Chi paga? Dice un tampone ha un prezzo che varia proprio a seconda dell'urgenza della risposta. Se la si vuole immediata, possono costare. Ma anche quello antigenico con risposta immediata ha un suo prezzo intorno ai 20-25 euro a seconda dei posti dove si fa. Chi mai andrà in pizzeria una sera con la famiglia? 60-80 euro di base di spesa senza aver ancora ordinato nemmeno una margherita? Mi pare che Becchi sappia. No, noi sulla verità lo diciamo da giorni: ci sono due o tre punti teorici, e cioè occhio a trasformare quell'obbligo che non hai il coraggio di sancire formalmente in obbligo surrettizio attraverso il Green Pass. L'argomento Curini, perché aggredire le persone? L'argomento perché spaventare quando, diciamo, ci sono solo 7 persone al giorno ricoverate ogni giorno in terapia intensiva? Ma oltre a questi argomenti teorici ci sono 6-7 argomenti pratici, quello che vi dicevamo prima, cioè chi sta indietro nel calendario rischia di essere penalizzata ancora di più. Quando partirebbe il decreto? Che fai? Lo fai partire subito? E con quale organizzazione? Dovresti avere almeno un tempo adeguato. Chi fa i controlli? Le sanzioni? Questi prevedono nelle bozze di decreto 5 giorni di chiusura per un esercente, quindi con tutto quello che i commercianti hanno subito, lo fai chiudere magari nel momento migliore di una stagione già difficile per 5 giorni. I tamponi gratis. La disponibilità di vaccini per tutti, perché anche questo dice, vabbè, se mi obblighi di fatto a fare il vaccino, ma c'è disponibile per tutti. E come vedete, sono, diciamo, questioni non piccole che non sono state sciolte. Volete invece un'opinione assolutamente diversa e, diciamo, molto assertivamente pro obbligo del Green Pass? Ezio Mauro su Repubblica, l'ex direttore che. Ecco, diciamo che su Repubblica, quando come oggi non trovate la firma di Stefano Folli, che è un'ancora di razionalità e di equilibrio, Repubblica, diciamo, torna al DNA tradizionale, il DNA che conoscete. Il titolo dell'editoriale di Mauro è già tutto un programma, l'era dell'ego libertà. Capite che non gli piace la cosa. Ogni volta che l'ideologia prende possesso di una parola, mutandola in bandiera, la deforma mentre la santifica. Sta capitando esattamente questo al concetto di libertà. È la formula base della democrazia liberale, il principio costitutivo della civiltà costituzionale, su cui si appoggiano i diritti di ognuno, gli obblighi reciproci, la rete di riconoscimento e il sistema di garanzie che ci scambiamo costantemente in quella comunità politica chiamata società. In questo senso, la libertà appartiene a tutti e non può essere appannaggio di una parte perché è insieme una condizione, un interesse e un obiettivo in cui si riconosce per intero la collettività dei cittadini. Ma avete capito che dall'incipit si arriva a un green pass delle libertà, cioè ora Mauro ti spiega che se sei di destra non puoi passare, lo scan non ti riconosce il codice. Eccolo qua. La spiegazione di questo atteggiamento è semplice e rivela la vera natura della destra italiana. L'estremismo nazionalpopulista avverte il deposito di istinti, energia, vitalità che c'è nella parte di popolazione che chiede piena autonomia, ma invece di indirizzare questa carica in una dimensione di equilibrio a tutela del collettivo nazionale, preferisce eccitare il suo ribellismo, sfiorare il pregiudizio Novax che la pervade, corteggiare il vecchio sentimento antistatuale che la influenza, incoraggiare la fobia normativa che l'attraversa, cercando di trasformare
disperse in un blocco sociale di riferimento da sfruttare politicamente. Per questo è necessario un ultimo passaggio dalla politica all'ideologia, battezzando queste esigenze, queste aspettative, questi interessi e queste pulsioni in una battaglia da libertà da contrapporre a Draghi e la sinistra. Entriamo disarmati e inconsapevoli nell'era sconosciuta dell'ego libertà. Così, Mauro, manca solo che dica che quelli di destra parcheggiano il SUV in doppia fila e poi diciamo l'elenco delle banalità c'è tutto. Altro, poi con questo schema, lo scriveva bene sui social ieri sera, una bella firma della cultura del giornale Alessandro Gnocchi, dice: ma così come per alcuni, se non sei comunista, sei automaticamente fascista, non sono ammesse, diciamo, nuance intermedie. Allo stesso modo, se osi sollevare qualche dubbio sulla regolamentazione troppo restrittiva che qualcuno vuole fare sulla vaccinazione, sei iscritto ai Novax, giochino che non attacca e non funziona. Va bene, per chiudere questa pagina, a dimostrazione del fatto che, diciamo, poi perfino il modello francese è un po' diverso da come ce lo raccontano, anche il Fatto Quotidiano è costretto ad ammettere che Macron sta circoscrivendo il perimetro della misura e dice questo. La misura che verrà approvata oggi in Consiglio dei Ministri in Francia è stata spiegata nei dettagli ieri dal ministro dell'Economia Le Maire, che ha rassicurato le aziende annunciando che il documento anti-Covid sarà obbligatorio solo per i centri commerciali con una superficie di 20.000 metri quadrati e altro che i bar. Bisogna farlo sapere, diciamo, a Speranza e a tutta la compagnia. Movimento 5 Stelle. Allora, Verderami sul Corriere e Cuzzocrea su Repubblica vi raccontano oggi quello che la verità vi ha raccontato una settimana fa, e cioè che il governo potrebbe mettere la fiducia sugli emendamenti Cartabia sulla giustizia. Qualunque giornale sceglierete di acquistare vi racconta di Enrico Letta che ieri ha fatto questa, diciamo, curiosa sponda a Conte e ai grillini, dicendo: ma diciamo, si possono fare miglioramenti. E vediamo come la prende il governo nella interpretazione di Ilario Lombardo sulla stampa. E cioè, questo, pochi giorni, questo chiede il PD a Mario Draghi, pochi giorni per ritoccare la riforma del processo penale e ridefinire i canoni della prescrizione. Per Letta una scelta che con il passare dei giorni si è fatta obbligata, dopo la protesta dei magistrati, degli alleati 5 Stelle, per i mal di pancia sempre più difficili da nascondere anche tra i democratici. Stamattina Conte si presenterà all'incontro con Draghi con il sollievo di aver incassato la sponda del PD. Il Premier e il suo predecessore si vedono per la prima volta dopo la crisi di febbraio, eccetera, eccetera. È il grande timore di Draghi, quello che esporrà oggi a Conte. Aprire uno spiraglio di modifiche significa spalancare la porta ai veti reciproci, cosa che dilaterebbe i tempi e decreterebbe il rinvio forse definitivo. Forse Italia e Italia Viva sono già sul piede di guerra, pronti a controproporre modifiche che andranno in senso opposto. E infatti, nella pagina accanto, un altro retroscenista, Amedeo La Mattina, parla del no secco dei due Matteo, di Salvini e Renzi, che dai loro diversi punti di vista dicono: no, a questo punto il compromesso trovato non si tocca. Diversi giornali vi raccontano che però, diciamo, una delle cose che Letta sta considerando è anche la questione della sua candidatura a Siena. Improvvisamente, diciamo, c'è questa urgenza di trovare un seggio per Enrico Letta, ma Giuseppe Alberto Falci sul Corriere della Sera ci dice che il più forte renziano del collegio, che si chiama Scaramelli, avrebbe detto che per il momento le assicurazioni politiche date da Letta non sono sufficienti per sostenerlo. La corsa di Letta al collegio di Siena, Italia Viva si mette già di traverso. È il pezzo del Corriere della Sera. Direte voi, è dunque un Letta, diciamo, che però sui provvedimenti apre a delle possibili modifiche? E no, dipende da provvedimento a provvedimento, perché se per compiacere i grillini vuole essere flessibile sulla giustizia, resta inflessibile sulla legge Zan. Ce lo racconta Fabio Martini sulla stampa, che ieri sera è andato a vedere la
performance di Enrico Letta alla Festa Romana dell'Unità, e andiamo a vedere questo passaggio. Letta non ci sta perché non si fida di Renzi e Salvini, cioè delle modifiche, ma soprattutto, ecco la novità, il leader Demmi in qualche modo scommette sulla rottura. Ha programmato in vista delle decisive elezioni amministrative di ottobre un PD di lotta, e in questo contesto il DDL Zan, il disegno di legge antidiscriminazione, è diventato l'icona, il simbolo del nuovo PD, di un PD intransigente sui valori che punta a recuperare il voto dei giovani e delle donne, e dunque il lodo predisposto da Renzi va demolito prima che faccia proseliti. Il diffidente Letta è convinto, ma non lo può dire, che Renzi abbia un patto strategico con Salvini e che tra gli scalpi ci sia anche lo Zan. Risultato: il muro contro muro produrrà questa settimana un inevitabile rinvio a settembre del disegno di legge, e a quel punto il DDL Zan entrerà a vele spiegate nella importante tornata elettorale d'autunno. Quindi Letta, che a questo punto diventa favorevole o a un incidente parlamentare o perlomeno a un rinvio per poter dire: ah, lo vedete, la destra è cattiva, con il cavallo di Troia renziano vuole bloccare questa cosa. Chissà se, diciamo, funziona. Va bene, spostandoci sul lato destro, abbiamo detto della intervista di Salvini a Repubblica, abbiamo detto delle 300.000 firme sulla giustizia, e abbiamo anche citato l'intervista a Libero di Guido Crosetto, che cerca, sia pur, diciamo, essendo militante, dirigente e fondatore di Fratelli d'Italia, a giocare, intervistato da Antonio Rapisardo, un ruolo di paciere. La guerra non serve, ma basta forzatura. Due segnalazioni conclusive. Allora, qualunque giornale sceglierete di acquistare, con pochissime eccezioni, la verità è equilibrata, altre cose equilibrate non ne abbiamo trovate, c'è il linciaggio anche oggi di Boris Johnson, che viene però linciato per due ragioni opposte, quindi diciamo dovrebbero anche mettersi un po' d'accordo fra loro i linciatori, perché da un lato viene linciato perché oggi, 19 luglio, in Gran Bretagna cadono le ultime restrizioni legali, restano però tutta una serie di raccomandazioni e una normativa molto rigida e contestata dai conservatori più liberali sulla quarantena anche per i vaccinati che siano entrati in contatto con un positivo. Ma si dice: ah, il responsabile riapre. Poi però viene criticato per la ragione opposta, perché essendosi infettato il ministro della Sanità, Sajid Javid, e avendo Sajid Javid fatto una riunione con Johnson, pure Johnson si è messo in isolamento rispettando le regole, e non va bene neanche questo. Quindi diciamo, lo criticano per una ragione e per il suo contrario. Chi è in prima fila? Il solito Luigi Ippolito, il corrispondente del Corriere, che ancora non ha superato il trauma di Brexit, il trauma di Johnson primo ministro, tutta una serie, la vittoria elettorale, e l'incipit è quello che immaginate: nuova clamorosa figuraccia di Boris Johnson. E vabbè, ogni settimana, e ogni settimana, diciamo, quello aumenta punti nei sondaggi. Va bene. Invece Johnson è cattivo. Volete sapere chi è buono per la stampa italiana? Allora, c'è l'anniversario di Genova 2001, vicenda tuttora contestata. Indubbiamente è lungi da noi giustificare pestaggi, la scuola Diaz, eccetera, però ci piacerebbe anche che qualcuno ricordasse i disordini, le tute bianche, le violenze, poi Carlo Giuliani con l'estintore, che però, insomma, diciamo, non è esattamente la cosa migliore da fare, minacciare di scagliare o scagliare estintori contro le forze dell'ordine, ma tutto questo, diciamo, passa in cavalleria. Invece sulla stampa viene celebrato il vicepremier spagnolo Iglesias, che è praticamente uno, è un fascista di sinistra, è un estremista, è uno che perfino rispetto alle leggi sulla memoria vuole, diciamo, mettere fuori legge chi non sia comunista come lui o cose del genere, e viene celebrato perché allora giovane, 20 anni fa, partecipò alle manifestazioni di Genova, e lo sente come se stesse interrogando un oracolo, Francesco Olivo, che gli domanda: cosa ha portato alla Moncloa delle giornate di Genova? E Iglesias risponde: intanto una foto. Quando ho preso possesso del mio ufficio, ho voluto mettere una mia foto con lo scudo
per non dimenticare mai che una tuta bianca era arrivato alla vicepresidenza del governo della Spagna. Per me è un'identità fondamentale. Quindi apprendiamo che mettersi in tuta e scudo è, diciamo, un atto pacifico che va celebrato dalla stampa. Quindi, per i giornali italiani, ricordate bene, Boris Johnson, Eton, Oxford, cioè è nell'elenco dei cattivi, Pablo Iglesias, tuta e scudo, è nell'elenco e nella lista dei buoni e dei maîtres à penser. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con Lorenzo Castellani, domattina alle 7 con Francesco Gaglietti. Di qui ad allora l'augurio della migliore giornata e l'invito a passare in edicola a prendere la Verità.